Buonasera. Ciao Manabella. Allora, finalmente è stata molto buona, la Fiorentina ha ritrovato la vittoria in questo 2013 e ha ritrovato i suoi attaccanti. Ecco, una vittoria meritata. Che cosa al di là del risultato ti ha convinto e ti è piaciuto di più? Grazie. La squadra è piaciuta perché innanzitutto ha meritato di vincere contro un avversario, secondo me, una squadra completa che ci assomiglia molto, ci ha messo un grosso di difficoltà oggi, soprattutto nel primo tempo, nelle ripartenze. Calcio a volte non c'è logica, perché oggi sicuramente abbiamo potuto subire gol per come c'è lo scorrimento della partita, a differenza delle altre partite perse dove era difficile subire gol per come si leggeva la partita, per la forza che aveva dimostrato la squadra. Quindi a volte il calcio non c'è logica, però credo che la Fiorentina ci abbia meritato di vincere, abbia dimostrato di avere anche pazienza, di saper gestire le partite, di saper colpire. Magari non è stata bravissima nel chiuderlo e chiudere la partita dopo il 2-0, ma è una squadra che aveva voglia di vincere. Ciao. Senti, se guarda, io vedo un po'. Senti, 40 giorni sono pesati senza vittoria, perché tu dicevi giustamente non c'è logica, perché alle volte avevate... A volte non c'è logica, a volte sì, però comunque avevate un po' di più sicuramente le partite passate, però la squadra aveva risentito, c'era un po' di nervosismo. No, era quello che avevo chiesto, non avrei voluto vedere una squadra nervosa, perché secondo me al di là del momento di risultati negativi non c'era da essere nervosi, perché non ti appena bene tutte le partite, il calcio poi non può andare sempre così, perché quando hai il dominio della partita, come ci è successo molto di più nelle partite in cui abbiamo perso rispetto a oggi, non è possibile continuare come abbiamo continuato noi. Quindi a me volevo vedere la stessa squadra, volevo avere la stessa voglia di giocare, la stessa sicurezza e stavolta anche gli stessi rischi, così come hanno dimostrato di fare oggi. Giovanni? Allora, inizio, vediamo di Jovetic, perché a parte il gol, in realtà ancora dal punto di vista fisico non sembra al massimo, sembra un po' pesantito, un po' poco brillante, però lei dice che dal vostro testo ovviamente risulta in forma, volevo capire... No, ma lui sta bene, si dà da fare, rischia, a volte anche troppo, devi imparare un po' a rischiare sempre, capire quando è il momento di rischiare. Ovviamente quando rischia la giocata rischia anche di sbagliarla, però lui è così, ce lo teniamo così, cercando di migliorarlo un po'. Ha fatto una grande prestazione anche oggi in termini di abbreviazione, naturalmente ci sta di sbagliare qualche passaggio, soprattutto nel primo tempo di Luca, avrebbero potuto e dovuto tenere un po' di più la palla rispetto a quanto è successo, però non posso dire nulla né a lui né a Luca, anzi devo fare complimenti, perché c'è un grandissimo spirito di sacrificio, lo mette a disposizione della squadra. Ciao, vedete, prima stavamo guardando la mente in vista, poi mi ha cambiato la risposta, non abbiamo chiesto se ti senti pronto, più inquadrato con una grande squadra, la squadra della sorgente, e poi ti volevo chiedere... Non ho risposto alla domanda, ecco perché non rispondo alla domanda. Visto in queste ore delle tue immagini sulla panchina della Roma, con Andrea Zoli accanto a te, non so se volevo andare con un messaggio in bocca al lupo, ma io se lo hai sentito. No, gli ho mandato un messaggio, per la verità non mi ha risposto, perché capisco che quando si diventa allenatore della Roma non ce la fai a leggere tutti i messaggi, perché è accaduto anche a me, e quindi lo saluto, gli faccio un grosso in bocca al lupo. È una persona, oltre che competente, è una persona per bene, alla lunga le persone per bene vengono sempre premiate, quindi fa piacere con lui, per lui, a prescindere da quale sia poi il suo futuro. Lucio? Mi volevo chiedere una cosa sul cartellino giallo di Migliaccio, perché purtroppo non ci sarà a Torino, in questo momento non ci voleva, vista la squalifica anche di Abidani. Mi chiedo se conta di recuperare Matteo Fernandez a questo punto, perché comunque non ci sono tanti giocatori a disposizione. No, io non ho visto l'episodio, ma ho chiesto poi a Giulio, e lui non si capacitava, perché non capiva che non vede che si è stato a morire, non lo so, però sono situazioni di calcio e... Ne faremo a meno, vediamo Marti se recupera, fa qualche settimana che è fermo, vediamo, domani iniziamo a fare il punto della situazione.
Altro? Sì, una cosa. Senti, non volevo chiederti questo, che la sostituzione di Jovetic è stata fatta anche pensando che lui è diffidato, così, mentre Borca hai dovuto aspettare al 40esimo, ma comunque hai testato anche già a quel punto di un po' la gara con la Juve, oppure volevi farlo rifiatare semplicemente? Grazie. Non rispondo. Beh, era questa? Vabbè. Lo sai, sono fatti. Vabbè. Leonardo? Sì. Una cosa su Vigliano. Oggi ha giocato molto bene. Quando hai scelto di farlo giocare, Vincenzo? Perché poi anche gli ultimi giorni di mercato si è parlato di una decisione di... Quando è andata la formazione? No, allora, il discorso di Vigliano è molto semplice e... è molto logico per quanto mi riguarda. Milano è stato preso a fare il primo portiere, è stato fatto grosso investimento e ha fatto delle buone partite all'inizio da titolare, così come aveva fatto qualche errore, cosa normalissima, però dopo la partita con la Roma, diciamo alla fine del primo tempo, l'ho visto visibilmente in difficoltà perché emotivamente coinvolto e per qualche giorno l'ho visto in difficoltà. E mi ci è venuto un paio di settimane per riprendersi, nel frattempo lei ha fatto delle buone prestazioni, meritava di giocare, per la verità Viviana per un paio di domeniche, che un paio di settimane che psicologicamente per quanto potesse dire io era pronto per poter giocare e adesso è tornato di nuovo al suo posto e ha dimostrato di essere pronto, di mostrare la nostra personalità. Oggi è tirate le parate che non erano difficilissime, penso, ma ha dimostrato di volerci stare in porta e di aver superato un momento di appannamento che ci sta a tutti. A scendere il lavoro. Avevi detto sì a mandare le fa giocare, era questa la cosa? Cioè, no, ma non si può se si può migliorare pensando e ascoltando anche le... cosa trova il giocatore, quali sono le ambizioni del giocatore, si sceglie. Per me era andato bene, non c'è stato un momento in cui ho dovuto scegliere, per me la scelta era già stata fatta in precedenza. Due partite che mi stavano bene, ho preso un Patelli, non c'è stato nessun tipo di, per quanto ne sappia io, nessun tipo di ripensamento. Grazie. Arrivederci. Grazie.